Giovedì 3 maggio 2012 è il megafono di Locateviva. Ripropongo attraverso questo titolo questo video post di aggiornamento sulle piccole cose locali e non solo. E parto con una serie di immagini che propongo all'attenzione di chi utilizza il sito di Locateviva per informazioni piccole o meno piccole, di interesse maggiore o minore, divagazioni varie. E queste sono le immagini di questa mattina alle 8:45-50, mancava poco alle 9. Però non, ecco. Dove stavano gli addetti, gli operai, predisponendo la segnaletica per la chiusura al transito nel corso della mattinata, per via dei lavori di completamento di quella rotatoria fantastica, assurda e anche da profani, non è un peccato aggiungere che è alquanto pericolosa, proprio perché posta nella prossimità di quel sottopasso con curva, eccetera. Vorrei ricordare che quel tracciato di strada ha avuto un incidente stradale proprio il giorno della sua inaugurazione. Al mattina, fasce tricolori, banda e cerimonia d'apertura con rinfresco. Nel pomeriggio, il primo incidente stradale. Ora, se quella rotatoria servisse davvero a garantire la sicurezza, va bene, stiamocene zitti e non parliamo. Ma siccome è meglio prevenire che curare, il lanciare un allarme non è lanciare allarmi così gratuitamente, ma semplicemente è una preoccupazione che in molti che stanno transitando da quel luogo stanno potendo farsi un'idea. Si possono fare direttamente un'idea, anche perché era prevista che nel momento in cui si stava realizzando il nuovo quartierino di via Benedetto II, era previsto che al fondo di quella strada, infatti si vede che in maniera tronca e chiusa, lì era previsto l'inserimento sulla bretella di via Aldo Moro che prosegue fino a via Milano, sulla strada tra Opera e Locate, per proseguire su via Rosa Luxemburg. Invece è stata fatta lì, in prossimità di servizio al nuovo albergo hotel Las Vegas che si sta realizzando. E però della sicurezza pare che nessuno si preoccupi più di tanto fra gli addetti ai lavori, se non quella di evitare magari nuove tensioni o conflitti con la popolazione residente in quella zona, che già ha avuto modo proprio all'inizio, quando è stato approvato il progetto per la realizzazione di quella strada. Quindi, queste qui sono le immagini di questa mattina. L'orologio del campanile è abbastanza lontano. Posso garantire che eravamo attorno alle 9 meno 10. È vero che la gran parte del traffico in uscita di Locate a quell'ora era già transitata, ma qualcuno ha fatto il giro tondo della rotatoria qui di Via Aldo Moro perché si è trovata all'improvviso le transenne per la chiusura del tratto di strada per il completamento di quell'obbrobrio, di quella rotatoria di cemento che in genere vengono realizzate a man bassa, rotatoria, e il motivo principale è il garantire la sicurezza. Persino la rotatoria di innesto sulla strada per San Giuliano Melanese da Locate non è che sia proprio il massimo delle garanzie della sicurezza. In inverno, nel periodo autunnale, di notte, con la nebbia, eccetera,
abbiamo visto molte auto finire al centro di quella rotonda, di quella rotatoria, e sì che è molto più grande di quella piccolina di cemento armato che stanno facendo in prossimità del nuovo albergo Las Vegas. E questo dovrebbe far riflettere, perlomeno gli addetti ai lavori, coloro che sono preposti ad occuparsi di questo tipo di problematiche. Cartello con l'avviso ed è stato posto soltanto lì, al di là di una ordinanza comunale posta nell'elenco delle documentazioni sul sito del comune, ma non in primo piano sul sito web, dove tra l'altro in questi giorni si sono persino dimenticati di pubblicare l'avviso della convocazione del Consiglio Comunale svoltosi ieri sera, mercoledì 2 maggio. Perlomeno sul sito non vi è stata traccia dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Mentre, giusto per agganciarmi a questo discorso, gran parte dei residenti della Via Aldo Moro venivano informati sulla convocazione del Consiglio Comunale grazie a quella bacheca, a quella struttura che il vento recentemente ha piegato e, come buona abitudine allocate, si mette il cartello, si mette la transennina e campa a cavallo che l'erba cresce, ma tanto la struttura è rimasta lì così, e qui si tratta semplicemente di interventi manutentivi, no? Non dico che bisogna sostituire, ma se una roba è in quelle condizioni, allora si prende, la si toglie, la si posta, non si lascia in quel modo. Però appunto, sia sul sito del comune sia su quella bacheca lì sono mancati gli avvisi pubblicitari per la convocazione del Consiglio Comunale. Questa è l'ultima immagine che riguarda, sono già 7 minuti che sto parlando, ma non importa, io sono abituato così, di tempo ne ho, spero solo di non annoiare. Però ecco, passo a quest'altra informazione, dove il cartello per l'ecomostro, la struttura sportiva del villaggio olimpico di Via Carso, che doveva prevedere la fine dei lavori per il 21 aprile 2012, e sono passati a quest'altra fase con quest'altro cartello: costruzione del muro contenimento in terra, e dove dice inizio lavori 15 maggio 2012, fine lavori entro il 15 giugno 2012. Dal villaggio olimpico è quasi tutto, la struttura che dal 2004-2005 è diventata la nostra telenovela cittadina. Questa è l'ultima immagine che si propone in questo bel verde azzurro, e quella struttura che non è sbagliato definirla ecomostro, mentre ci viene propinato il futuro sostenibile, il contenimento, risparmio energetico, eccetera, noi nel 2012 siamo ancora qui a vedere pian pianino questo lavoro artigianale, perché non è che vengono occupate molte persone nella sua costruzione, al di là dei progettisti, ingegneri, responsabili, capocantiere, responsabile dei lavori, eccetera eccetera, ma in genere non si vedono mai più di 3-4. Spesso sono stati in 2 a lavorare all'interno del cantiere per la realizzazione di questa anguriera o ecomostro nel villaggio olimpico di Via Carso Locate. Beh, questa mattina, ecco, no, prima di questa immagine voglio tornare a questo, no? Siccome sono stati fatti dei manifesti e dei volantini dove si dice: tornano i servizi sociosanitari a Locate,
L'amministrazione comunale è lieta di informare la cittadinanza che, in collaborazione con il laboratorio di analisi mediche San Giorgio, a partire dal lunedì 2 aprile 2012, presso l'ambulatorio sito nella ex scuola elementare di Via Fontana, sarà funzionante il nuovo centro prelievi. Ora, nessuno ha mai prima criticato, e molti dei nostri concittadini, soprattutto delle fasce anziane, erano molto soddisfatti dell'esistenza antecedente di un servizio dove una signora garantiva appunto il prelievo, eccetera, ma il tutto doveva così, c'è ma non c'è, quindi non era del tutto regolamentato o nel rispetto delle regole, delle norme, eccetera. Ma su questa cosa, dove si vedono poi fatti questi bei cartelli, questi avvisi messi lì, orari prelievi, io questa mattina ho avuto modo di ascoltare alcuni concittadini che hanno usufruito di questo servizio. E quando uno va a fare un prelievo dovrebbe essere nelle condizioni di rimanere tranquillo, sicuro, ecco, della situazione che deve affrontare, anche se sono... Invece questa mattina ho visto molti nostri concittadini, perlomeno di quelli che hanno usufruito del servizio, abbastanza preoccupati, in quanto non è cambiato molto rispetto al vecchio servizio esistente, che non era regolamentato in maniera del tutto, così come si può dire, corretta, non corretta. C'era un servizio che era dato, ma nessuno si preoccupava più di tanto sulla sua... Invece qui è stato affidato, è stato chiuso quel servizio della signora, dove c'era la signora che garantiva il servizio prelievi, è stato aperto questo, affidando a una gestione privata. La gestione privata però, allora, se quello di prima non era rispettoso di tutte le regole, beh, questa dovrebbe comunque rispettare il fatto che non è che può andare al massimo risparmio sulla pelle degli utenti, perché se mettono una persona predisposta a garantire il servizio infermieristici nel punto prelievi, dovrebbe essere perlomeno assistita da un ausiliario, quindi il problema è infermieristico da una parte, e ausiliario, che è la persona che si occupa di raccogliere le prenotazioni, preparare la parte proprio amministrativa, burocratica, i dati delle persone. Ho avuto testimonianze dirette di qualcuno che era preoccupato, in quanto poi c'erano problemi anche di conoscenza dell'italiano, e sulle provette e sulla mancata consegna di una documentazione, di ricevuta sul servizio effettuato. E, insomma, alcune critiche, tra cui persino un consigliere della minoranza ha avuto modo di segnalarmi, e anzi mi ha addirittura preannunciato che proprio in giornata sarebbe andato a reclamare con il massimo responsabile degli uffici del comune di Locate. Perché se il servizio deve essere applaudito perché venga riportato o garantito ai cittadini, beh, questo deve essere fatto in una maniera che la gente deve essere tranquilla, sicura e serena per quello tipo di necessità che è costretta a dover utilizzare questo servizio. Per cui basta la mia chiacchierata mattutina di giovedì 2 maggio 2012, e che appunto avrò modo di ritornare anche sulle cose più generali. Questa mattina mi fermo alle questioni minimaliste locali, con la speranza che dal villaggio olimpico l'ecomostro, nonché anguriera e vari nomi, è stato dato a questo tipo di opera pubblica, che a questo punto cominciare a parlare di vero e proprio spreco di spazio e denaro
non è soltanto una battuta superficiale. Qualcuno l'ha imposta negli accordi di equilibrio delle appartenenze alla maggioranza che governa Locate, qualcuno rimpiange il fatto di aver accettato di approvare una roba del genere, tanto però i cittadini la pagano, in termini di denaro pubblico che rimane sotto gli occhi di tutti sulla sua, funzionalità. C'è da sperare in bene, visto che tutti i lavori sono stati anche bloccati perché non sono state rispettate, non era stato superato un collaudo, quindi dovrà essere rifatta una prova di collaudo per questa opera d'arte, e però tutta in ferro, cioè dov'è il risparmio energetico, dov'è l'ecosostenibilità, dov'è l'impegno a realizzare opere sostenibili nel rispetto del nostro ambiente. Questo è un obbrobrio. E la cosa che voglio aggiungere alla finale, poi alla fine di questo intervento è improvvisato, è proprio che quell'immagine, una parte di questa struttura era su carta patinata la copertina del programma elettorale di Locate Democratica e Popolare. Cioè, voglio dire, sarà noioso ripeterlo, ma proprio per questo, perché è stata usata in maniera proprio così imprudente sulle cose fatte e le cose da fare. Questa è rimasta, che non è ancora una cosa fatta, e la stanno facendo e non si sa. Si sa quando è iniziata, ma non sappiamo quando sarà terminata. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it.